Salve a tutti ragazzi, sono sempre ben benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con il Valencia, ragazzi. Primo episodio infrasettimanale di questa nuovissima avventura con il nostro Valencia. Vi ringrazio ragazzi perché nello scorso episodio abbiamo finito il calciomercato e abbiamo iniziato il campionato, ma vi ringrazio perché mi avete veramente reso felicissimo di quello che faccio. Cioè, un sacco di voi aspettavano l'episodio, mi hanno detto che è stato molto bello, che vi faccio venire voglia di giocare alla carriera allenatore. Questo per me sono cose bellissime, perché vuol dire che quello che faccio vi piace e io ce la metto veramente veramente tutta per portarvi qualcosa di buono, ma soprattutto per riprenderci dopo purtroppo il piccolo fallimento con il Newcastle. Oggi ragazzi, prima di cominciare, vedremo innanzitutto quattro partite, perché abbiamo due turni infrasettimanali, Spagnolo e Celta di Vigo, oltre a Betis e Granada. Prima di incominciare ragazzi, volevo fare un attimo il punto della situazione sul calciomercato, perché comunque il portiere Alves nello scorso episodio non si è comportato bene per quanto mi riguarda, spero che oggi si comporti meglio. I terzini destri ragazzi, probabilmente Bellerin farà il titolare, comunque è una coppia di terzini spettacolare, perché Bellerin e Gaia sono strepitosi. Secondo voi uno dei più grandi problemi di questa squadra è la difesa, e la coppia Mustafi Abdennour non è forse molto, diciamo, affidabile. Ho comprato Hernandez, un giovane da far crescere, non volevo utilizzarlo sempre titolare, e quindi probabilmente vedrò se utilizzare anche Santos e Vezzo. Per quanto riguarda il centrocampo, direi che siamo a posto, e come ala ragazzi, Berardi non sta rendendo come volevo. Non l'ho mai provato Berardi nella carriera allenatore, però per il momento non si sta comportando bene. Siamo ancora all'inizio e ovviamente avrà il suo tempo. Mi avete detto che un paio di persone mi hanno detto che non gli è piaciuto l'acquisto Lagumina. Volevo spiegarvi ragazzi che tutti gli altri giovani che avevo richiesto, come Emre Mor e Fopalà e Mayoral, volevo acquistarli, ma non me li hanno fatti acquistare. Per Emre Mor sono riuscito ad offrire 15 milioni ragazzi, ma si era appena trasferito e non me lo volevano vendere, era un ragazzino di 17 anni. Quindi sono andato sulla Gomina, un giocatore che sì è vero ha 59 di overall e ha 19 anni, però è leggermente buggato, nel senso che lui ha 59 ma nel gioco è migliore di questo 59 che dimostra. Comunque avrà le sue possibilità ragazzi, è un attaccante giovane che nessuno ha mai comprato, secondo me è una carriera allenatore, ve lo volevo mostrare e sono contento comunque della scelta che ho fatto. Ora possiamo incominciare, ho chiacchierato decisamente troppo, andiamo a farci questo primo match di oggi contro il Real Betis. Andiamo, siamo in casa nostra, al Mestalla, però sinceramente volevo, non dico fare un turnover, ma quasi. Ok, direi che la formazione titolare può essere questa: Marco Reus, Paco Alcacer e Baccali, Buffal dietro il tridente, Basler, Pareco in mezzo al campo e i quattro: Gaia, Hernandez, Mustafi, Bellerin e Alves. Sempre sul pezzo e forza Valencia. Gaia, c'è lo spazio per Buffal. Buffal! Sofia Buffal! Ancora lui! 1-0. Qui Gaia si fa la sua corsa, la sua classica corsa, prende la difesa del Betis un po' alla sprovvista, Buffal la stoppa di sinistro e poi col destro a incrociare, niente da fare per Adan. Buffal, Buzzer, per Baccali che ci arriva, no, para Adan, ci è arrivato Baccali ma ha parato Adan. Buffal, in mezzo, per Baccali, mamma che palla, attenzione perché voglio tirare da fuori con Gaia, mamma ragazzi non sono riuscito a fare la telecronaca perché è successo tutto troppo veloce. Attenzione Andiaie, la mette in mezzo, prova a chiudere Basler, la palla resta lì, c'è il pareggio ragazzi. Oh, non so veramente cosa dire. Pareggia il Betis al 45esimo con questo gol. Buffal, bella la palla per Basler. Ma facciamo gol, per favore. Ruben Castro davanti a Diego Alves, 2-1 ragazzi. Questi come tirano in porta fanno gol. Cioè Diego Alves è come se non ci fosse. Io non posso giocare così, io non posso giocare con l'ansia che ogni volta che tirano mi fanno gol, porco zio. Buffal, per Lagumina! Lagumina appena entrato al posto di Paco Alcacer! Due pari! Pareggia proprio Antonino Lagumina! Incredibile, ha toccato un pallone! Sempre Gaia qui che si fa le sgaloppate.
sempre Buffal che trova il passaggio filtrante. Sinistro, destro, due pari. La Gumina recupera un ottimo pallone. Buzzer per Buffal. La palla arriva a De Paul. Marco Reus se la mette sul destro. Poi la palla alla Gumina per Buffal che prova il tiro. Montoya chiude tutto. È finita, ragazzi. È finita. Due pari. Una partita soffertissima. Una partita soffertissima. E boh, scandalosa la definirei. Non lo so. Non lo so, ma veramente non so cosa dire. Non so cosa dire. Diego Alves è un imbarazzo. Diego Alves è un imbarazzo. E di questo mi dispiace. Di questo mi dispiace perché credevo molto in lui. Comunque, andiamo a fare gli allenamenti, poi proseguiamo. Andiamo a fare la formazione, siamo in casa dell'Espagnol. Perfetto, questa è la formazione. Marco Reus, Paco Alcacer, Berardi. Berardi, ho bisogno che mi dimostri veramente quanto vale. Quanto vale, perché non mi sta convincendo. E il resto è Villalba a fianco di Gomez, dietro il tridente De Paul. Sempre sul pezzo e forza Valencia. Gaia si è infortunato, ragazzi. Non so come, perché, boh, non lo so. Ma si è infortunato, quindi dentro Lucas Hernandez. Paco Alcacer per Berardi che prova il tiro al volo. Alvaro chiude. Ruben Vezzo, oddio che palla per Lucas Hernandez, che ha tirato de merda. Ha tirato malissimo. Finisce qui il primo tempo, raga, 0-0. Io sono in grande difficoltà. Non riesco a giocare. Sarà il caldo, sarà che oggi è più tosta del solito, ma veramente sto facendo fatica. E Marco Reus e Berardi non mi aiutano. Sono due giocatori che non sono come dovrebbero essere. Cioè, non sono come sono nella realtà. Marco Reus non so cosa gli sia successo, ma non è il mio Marco Reus, ecco. Mentre Berardi è imbarazzante, semplicemente imbarazzante. Fa qualche assera. Dai, forza, zittiscimi! Zittiscimi, Berardi! Zittiscimi! Zittiscimi! Zittiscimi, cazzo! Domenico Berardi! Fanculo, sei una pippa! Grande, Domenico! Sì! Primo gol con la maglia del Valencia. Mamma mia, ragazzi, sto morendo di caldo. Questo è un gran gol, comunque. Paco Alcacer se la fa tutta. Berardinho se la mette sul sinistro. Bam, a giro. Strano che non c'è stata una deviazione. Di solito succede così. Passiamo in vantaggio, clamorosamente. Bisogna insultarli i giocatori per fargli fare qualcosa di buono. Dai, pippa di un Berardi, sbrigati. Paco Alcacer per Marco Reus. Zittiscimi anche te, Marco. Santo cielo, dove l'hai tirata? De Paul fa andare Buffal. Poi la palla per Negredo, che dovrebbe lasciarla lì, ma Negredo vuole andare. La palla per Berardi. Zittiscimi, me lo dovete puppare, Domenico Berardi. Partita chiusa, 2-0. Raga, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta. Grande Alvarone Negredo. Passaggio perfetto per Berardi, che qua buca il portiere sul primo palo. Errore del portiere qua. Però doppietta per Berardi. Chi se ne frega della musica. È finita. 3 punti importantissimi. Era importante tornare a vincere dopo quel pareggio lì. Andiamo a vedere le valutazioni. E qua no, perché è migliore in campo Diego Alves, che ha tirato forse una volta in porta. Migliore in campo oggi Berardi, decisamente. Vediamo cosa si è fatto Gaia, perché era infortunato, sì. 4 settimane, distorsione del ginocchio. In realtà ci avrei anche Siqueira. Comunque, guardiamo in basso a destra la classifica. Siamo a 2 punti dal Barcellona, a pari merito con Real Madrid, a 1 punto dal Villarreal e a 3 punti da Siviglia. Quindi direi che dobbiamo continuare su questa strada, ragazzi. E ovviamente avrò i giocatori che saranno distrutti proprio fisicamente. Quindi andiamo a vedere come poter fare la formazione. Ok, raga, ci siamo. Partita contro il Granada in casa nostra al Mestalla con Diego Alves. Sì che era a sinistra perché Hernandez non ce la fa, è molto stanco. Abdennur, Mustafi, Bellerin, Basuer, Danilo a centrocampo, Buffal a supporto di Reus, Negredo e Rodrigo. Sempre sul pezzo, forza Valencia, facciamo vedere chi siamo nel nostro stadio. Attenzione a Barral che è partito. C'è Abdennur che lo manda sull'esterno. Barral aspetta l'arrivo di un compagno da dietro, Edgar Mendes, poi Abdennur chiude bene. Il passaggio però è centrale, ancora Danilo, molto bene, ripartiamo, Basuer con Buffal. Negredo fa andare Buffal che è più veloce. Vai Buffalito.
Mettile in mezzo per bene, dove c'è Alvarone che la liscia completamente. Dove cazzo è andato Negredo? Rodrigo. Negredo per Buzzer. Ma tira! Tira, dannato. Marco Reus dalla bandierina. Dove c'è Abdennur che colpisce la palla ancora lì. Mamma mia, Abdennur si era buttato veramente. Rodrigo. Rodrigo. La palla arriva a Negredo. Chi lo sa? Che tira! Puttana vigliacca, che parata ha fatto il portiere. Gol delle Granada, ragazzi. Questo, guardate questa cosa di Buzzer, ha fatto tutto lui, ragazzi. Io non l'ho né chiamato in scivolata né fare il passaggio, ha fatto tutto lui. Poi vabbè, che Diego Alves non pari i palloni e ormai è... Ma dalla prossima partita non lo metto più, la prossima partita lo cambio. Diego Alves mi ha veramente cagato la minchia. Siqueira. Calcio di rigore? Calcio di rigore, raga. Calcio di rigore. Non so cosa sia successo, ma va Marco Reus. Dove l'ho tirata? Gol! Pareggia subito il Valencia. Grazie a un calcio di rigore. Calciato perfettamente da Marco Reus. Attenzione a Santimina. La palla arriva a Negredo. Ancora Alvarone. C'è la palla per Santimina! Che tira! Che tira, ma tira de merda! Tira de merda! Siqueira, attenzione. C'è in mezzo... Che cross! Del cazzo! Guardate, guardate un po'! Guardate l'arbitro come mi butta fuori Buzzer, ragazzi! Mi butta fuori Buzzer per questo fallo! Io adesso gioco! Gioco in 9 per questo fallo... Io gioco in 10 per questo fallo qui! Gioco in 10 per questo fallo! È finita! Finita, 1-1! 1-1, raga! Io veramente non so... Non so quale sia il problema, ma fatico tantissimo. Faccio una fatica bestia, ste difese qua... Cioè, loro hanno tirato una volta, dai, hanno tirato una volta. Un tiro, un gol, un tiro, un gol. Sempre così, perché il mio portiere non para una sega. Infatti contro il Celta non lo faccio più giocare Diego Alves, sinceramente. Comunque, andiamo a fare gli allenamenti, dai. Ottimi allenamenti, sale la Gumina a 60. Ok, non ho visto la classifica. Ci siamo fatti superare... da Real Madrid, ma noi non riusciamo veramente a segnare, ragazzi. Facciamo una fatica bestia, quindi adesso ci andiamo a giocare questa partita contro il Celta di Vigo, raga, che è l'ultima per oggi, se non sbaglio, sì. In casa loro, mettiamo Ryan in porta al posto di Alves. E Hernandez al posto di Abdennur, e al posto di Mustafi metto Vezzo. Questa è la formazione con cui andiamo a giocare. Aspettate un attimo, va, che metto Cancelo al posto di Bellerin, che da quella parte là c'è Nolito, che è molto più fisico. Perfetto, ragazzi, possiamo andare a giocare quest'ultima partita per oggi. Sempre sul pezzo e forza Valencia. Buffal. Pareco per Berardi. Berardi, Berardi, Berardi. Davanti al portiere del destro di Berardi. Signore, non so... Non, oh, 0-1. Berardi col destro, incredibile. Volevo piastarla di mancino, ma lui ha tirato di destro. Così. Ottima palla qua di Pareco, che ha liberato benissimo Domenico Berardi. Oh, che si sta rifacendo, devo dire. Si sta rifacendo. Guardate Hernandez cosa ha fatto. Fallo su Iago Aspas. Io non posso neanche esultare per un gol. Che poi succede sta roba. Poi succede sta roba. Nolito contro Ryan. Può andare Nolito. Para Ryan. Me lo dovete puppare. Me lo dovete puppare. Andre Gomez. Attenzione. Puoi far partire De Paul. Forza De Paul. Mettila sul destro, bellissima. Il tiro di De Paul. Sì! De Paul! De Paul! De Paul! De Paul! De Paul, De Paul, De Paul, De Paul. Rigore sbagliato del Celta. Gol di destro meraviglioso di De Paul, che sulla fascia rende molto ma molto di più. Attenzione, gol. Ugo Maio. Ma loro dovevano farmelo in qualche modo, ragazzi. Guardate che bella azione hanno fatto. Gran gol, questo è veramente un gran gol. Però difendiamo come il porco. Difendiamo veramente come il porco. Ok, possiamo ripartire noi forse. Con De Paul, bravissimo. Fai andare Domenico. Guarda di là. Che bella stega che si è preso qua a Berardi. Va col Casser. Per Pareco.
Aspetta l'inserimento di Buffal. Buffal! Ugo Maio, autore del gol, respinge il tiro e la palla arriva facile facile tra le braccia del portiere. De Paul allarga per Buffal. Buffal indietro per poco al cassero. Guardate che roba ha fatto il difensore. Che roba ha fatto il difensore. Che chiusura incredibile. Finito il primo tempo, raga. Siamo in vantaggio per 1-2, ma il nostro gollettino comunque dovevamo prenderlo. Quindi adesso cerchiamo di star qui con la cazzo di testa, veramente. Concentrati. Paco Alcacer! Signori, che gol ha fatto Paquito! Paquito Alcacer, raga. Sono stato zitto perché non sono troppo concentrato. Questa dobbiamo vincerla. De Paul per Parejo. Guardate qua, si allarga. Guarda dove l'ha messa Paco. Di destro Paco è infallibile, veramente. Boom! Perfetta, precisa. Torna al gol anche Paco Alcacer. E riprendiamo le distanze. Attenzione Nolito, che usa solo il destro. Il tiro, Ryan para, mamma mia, per ogni volta. Anche Ryan. Cosa cazzo succede? Tira su sto pallone, puttana vigliacca. Attenzione Iago Aspas. È partito. Entra in area. La mette in mezzo. Malissimo per fortuna, malissimo. Qualche cambio, raga, qualche cambio. Allora, qualche cambiero qui... Tosta, siamo tutti morti. Siamo tutti morti, deceduti. Forse De Paul è quello messo peggio. Proviamo così. Proviamo così, proviamo così. Attenzione perché è partito la gumina. Palla perfetta per Paco Alcacer. Paco Alcacer davanti al portiere. Partita chiusa. Doppietta di Paquito Alcacer. Ma la gumina appena entrato la difende così. Se ne va. Passaggio filtrante per Paco Alcacer che davanti al portiere non sbaglia. Perché sto facendo giocare Paco Alcacer dietro alla gumina. Pensate voi. Pensate voi. Attenzione Iago Aspas dall'altro lato. Il tiro. Ryan para facile stavolta. La gumina. Oh mamma mia che palla per Paco Alcacer. Paco. 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 Signori. 5-1 in contropiede. Stiamo diventando pressoché instoppabili. Qui ancora la gumina, che lavoro, boom, così, di destro, improvviso. Poi Paco Alcacer poteva darla anche a Berardi, ma ci sta. Tripletta, ed è, credo, capocannoniere per il momento. Della squadra sicuramente, ma del torneo non lo so, del campionato. Perché adesso così ha 6 gol. Baccali, per la gumina. Ancora la gumina. È finita, raga, è finita! Abbiamo vinto 5-1 col Celta di Vigo. Abbiamo spaccato il culo, l'abbiamo spaccato, veramente. Oh, ci voleva Paco Alcacer, migliore in campo 9,4. Questa era la formazione finale alla fine con la quale ho fatto gli ultimi 15 minuti di partita. La gumina, ragazzi, è entrato 15 minuti dalla fine, 7,8, 2 assist e a casa. Allora, vediamo un po' la relazione sui giovani talenti. Allora, questo ragazzo qui, 17 anni, 60, Isidoro Lucero. E non è per niente male, ha un ottimo potenziale. Quindi io mi terrei Isidoro Lucero e cederei questi giovani qua. Io sinceramente Isidoro Lucero voglio offrirgli un contratto. Ok, perfetto, direi che 500 euro sono più che sufficienti. Direi che siamo a posto per oggi, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo la classifica e anche la classifica... capocannonieri. Allora, abbiamo il Barcellona che ha 19 punti, il Valencia ha 17 a pari merito con il Siviglia, però il Siviglia e il Real Madrid hanno una partita in più, quindi se vinciamo potremmo già iniziare a distaccare qualcuno, ragazzi. Vedete che il capocannoniere per il momento è Paco Alcacer con 6 gol, quindi ci siamo, raga. Oggi è stato un episodio veramente veramente molto tosto. Nel prossimo io pensavo ci fosse la Champions League, ragazzi, ma non la giochiamo la Champions League quest'anno. L'ha fatta la Champions League, il Valencia, non lo so. Comunque, il prossimo episodio, Athletic Bilbao, Malaga, Levante e Atletico Madrid. E dovremo aspettare per la Coppa di Spagna. Quindi mi raccomando, appuntamento a domenica mattina alle 10 con la carriera dell'allenatore con il Valencia. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da mezza alla prossima, ciao a tutti ragazzi.